Salve a tutti amici di Marcos Box, benvenuti in questa nuova puntata di 4 chiacchiere all'interno del mondo open source. La puntata di quest'oggi la voglio dedicare a fare un assunto di quello che è stato il rilascio di Ubuntu 13.04 e di tutte le sue derivate. Come ben sapete, come da tradizione, ad ogni rilascio di Ubuntu realizzo una serie di guide post-installazione. Questa volta ho realizzato guide per tutte e cinque le principali versioni di Ubuntu, ovvero Ubuntu, Ubuntu Gnome, Kubuntu, Ubuntu e Xubuntu. Queste guide servono per dare un incipit, un inizio a tutti quelli che si avvicinano al mondo di Linux. Nella fattispecie al mondo di Ubuntu, per sapere come muoversi all'inizio, impratichirsi un po' con i comandi. Ecco perché nelle guide utilizzo sempre il terminale, modo da far vedere fin da subito ai novizi che ogni tanto ci vuole il terminale e che è importante conoscerlo, anche se alla fine non è necessario per le operazioni quotidiane. Per realizzare queste guide, questa volta ho deciso di approfondire l'utilizzo delle varie derivate già a partire dalle versioni in sviluppo, in modo da potervi dare un migliore feed su quello che sono le varie distro, le varie derivate. Allora, cominciamo un po' a fare un excursus dicendo appunto la mia opinione su queste versioni su queste versioni, sui rilasci. Cominciamo con l'Ubuntu 13.04. L'ho provata, mi è piaciuta, sono rimasto colpito come sempre dalla leggerezza della distro. L'Ubuntu, o meglio LXDE, è diventato ormai un ambiente, l'ambiente perfetto per rianimare le vecchie macchine senza rinunciare a un ambiente grafico che possa, o meglio, che non crei traumi negli utenti che magari vengono da Windows XP, perché alla fine abbiamo il pannello, abbiamo il pulsante Start. Un utente che utilizza Windows XP con il passaggio all'Ubuntu non troverà grosse difficoltà nell'ambientarsi, proprio perché il concetto di desktop è quello. Come dicevo, Ubuntu, questo rilascio è stato praticamente un rilascio di manutenzione. Poche sono le novità. Vabbè, come ben sappiamo, ogni rilascio c'è il cambio di kernel base. C'è stato qualche ritocco all'artwork, quindi cambiato il wallpaper, un nuovo set di icone che è piaciuto molto anche ad altri utenti di altre distro, e basta, perché alla fine c'è stato appunto i consueti aggiornamenti dei software base, dei repository universi di Ubuntu, ma nulla di specifico riguardante LXDE, quindi Ubuntu. Consiglio di installare questa distro, togliendo qualche programma, perché nella guida, come avete avuto modo di vedere, ci sono dei programmi che sono a mio avviso inutili, tipo il client email. Siamo nell'epoca delle web mail. Non vedo tutta questa necessità di preinstallare un client email, ma poi nella fattispecie un client email come quello che non è che chissà che client email è. L'altra derivata di Ubuntu che non ha subito tante novità, praticamente zero sotto qualche restyling del tema e il solito discorso del kernel, è Xubuntu. Xubuntu 13.04, anche questa distro si è comportata in questo rilascio discretamente. Sappiamo che XFCE è veloce e leggero. Ma comunque non è più l'ambiente da consigliare a chi vuole rianimare vecchie macchine, perché appunto c'è Ubuntu che scalza completamente XFCE. Cosa mi è piaciuto di Ubuntu? Come sempre, quello che mi piace di Ubuntu è la sua razionalità. Sappiamo dove trovare le cose. Chi è un vecchio utente Gnome 2, ha appunto. Sa subito dove andare a trovare le cose perché i menu sono disposti in maniera uguale. Mi piace, mi piace. L'unico neo è che
anche in questo rilascio, però questo è un problema legato principalmente al team di XFCE. Almeno nel mio caso riscontro un bug che causa degli artifizi grafici quando andiamo a vedere dei video all'interno di XFCE quando è attivo il compositor degli effetti, quindi devo disattivare gli effetti, quei scarsi effetti che ha XFCE, ad esempio questo Lombast, queste qua, perché prima di visionare un film, altrimenti mi vedo delle striscioline che sottili sottili che scorrono su desktop. Questa si dovrebbe fare una tiratina d'orecchi al team di XFCE. Questo bug è stato introdotto, diciamo così, con XFCE 4.10. C'era un fix che era stato rilasciato, se non erro, da Web Update, dal gestore di quel blog. Il repository però non è stato più aggiornato nel corso del tempo. Sembra che questo bug ce l'abbiamo soltanto in 4, quindi non se ne frega nessuno di fixarlo. Eppure è un bug che comunque è presente e che andrebbe risolto. Passiamo ora ad analizzare la nuova, si fa per dire, distro derivata di Ubuntu, ovvero Ubuntu New Me 13.04. Allora, in questo caso ho da fare delle critiche. Perché? Perché con Ubuntu New Me 13.04 praticamente sono stati fatti dei ritocchi all'interno dei software predefiniti. Queste sono le novità. Praticamente Firefox è stato messo al posto di Epifani, saggia scelta. È stato aggiunto Ubuntu Software Center, LibreOffice è stato aggiunto al posto di Abbey Word Numeric. Ditemi quello che volete, ma su una distro come Ubuntu Gnome, che non è destinata a macchine datate, che cacchio ci vai a mettere a fare Abbey Word Numeric? Cioè, vabbè, nel vecchio rilascio che c'era. Meno male che si sono rinsaviti in questo rilascio. Per il resto, che cos'è? Per il resto non è altro che una Ubuntu senza Unity, ma con Gnome Shell. Il team che sviluppa Ubuntu Gnome, a mio avviso, non ha voluto fare quel salto di qualità che avrebbe potuto compiere con questo rilascio. Perché sto dicendo questo? Perché, appunto, come vi dicevo, è basata su Ubuntu 13.04. E così come la distro madre, continua ad utilizzare Gnome 3.6. Nonostante sia stata rilasciata Gnome 3.8, a mio avviso il team di Ubuntu Gnome avrebbe dovuto spingere sull'integrazione del repository che poi è stato reso disponibile, perché il team che sviluppa Ubuntu Gnome ha rilasciato un repository, o meglio, rilascia da parecchio un repository contenente gli ultimi aggiornamenti di Gnome. C'è cioè, il nome 3.8.1, quindi siamo allineati con i cicli di rilascio. Questo però è un PPA che va aggiunto successivamente. Come dicevo, a mio avviso avrebbero dovuto inserire questo PPA all'interno di Ubuntu Gnome 13.04 in modo da offrire già un ambiente aggiornato all'ultima versione di Gnome, appunto all'ultima versione di Gnome. Che senso ha rilasciare appunto un Ubuntu Gnome che non è altro che un Ubuntu con Gnome Shell anziché Unity? Volete provare Gnome Shell su Ubuntu normale? Lo installate, potete mantenere tutte e due le sessioni. Questo è il discorso. Che senso ha fare un'altra distro se non si discosta in maniera marcata dalla distro principale? Boh, mistero della fede. Oltre a questo c'è anche un fastidioso bug, per me è fastidioso, che non è stato risolto nemmeno con questo rilascio. Praticamente ci ritroviamo due account line all'interno del pannello delle impostazioni. Uno che fa parte praticamente, che viene ereditato da Unity, da Ubuntu 13.04. L'altro che viene ereditato da Gnome Tool e che serve a impostare gli account online di Google Contacts, Document, Evolution. L'altro invece serve per i messaggistiche istantanee, Empathy, Weber, Shotwell e altre cose. Cioè, anche questi piccoli accorgimenti, fixateli prima del rilascio, cioè alla fine
Penso, non penso che sia così difficile fare una cosa del genere. Bah. Passiamo adesso all'altra distro, ed è arrivata che utilizzo io, Kubuntu. Anche in questo caso, il team ha fatto sì un ottimo lavoro perché alla fine Kubuntu si mantiene una distro KDE based, che è sempre aggiornata. Poco personalizzata, quindi non è invasiva la personalizzazione, quindi per gli amanti, per i puristi di KDE, è un'ottima scelta, a mio avviso. Al posto di essere utilizzata, cioè al posto di utilizzare OpenSUSE, potreste utilizzare Kubuntu, ne guadagnerete anche di leggerezza, perché comunque ho notato che da alcune prove che ho fatto con OpenSUSE, con l'ultimo rilascio, c'è qualche punto a favore di Kubuntu in termini di velocità. Cosa troviamo di nuovo in Kubuntu? Che cosa abbiamo visto su questo rilascio? Beh, abbiamo visto la nuova versione di Moon Suite. Abbiamo, come sempre, l'installazione di Reconque come browser predefinito. Non ho nulla da dire contro Reconque, a parte il fatto che ogni tanto crasha senza motivo. E come al solito hanno aggiunto la possibilità, hanno aggiunto un installer che consente di appunto installare Firefox fin da subito. Cosa c'è di male in questa cosa? C'è di male che, come sempre, da quando è stato abbandonato con Kubuntu 12.04, non vado errato, sì, è stata quella la prima versione che non conteneva questi pacchetti. Appunto, da quando è stato abbandonato il supporto delle patch di OpenSUSE all'interno di Firefox, ci ritroviamo sempre con la solita storia, cioè che io devo installare Firefox che manca del supporto delle patch specifiche per KDE, quelle patch famose di cui faccio sempre una capa tanta sul blog, che sono quelle patch che servono per esempio a integrare i meme types, cioè nel senso che se io vado nella finestra di download di Firefox e clicco apri cartella, oppure clicco su un file appena scaricato, l'associazione mi consente di aprire appunto il meme type, mi consente di aprire il file corrispondente col giusto programma, senza le patch che vengono rilasciate da OpenSUSE. La versione base di Firefox, che è quella normale, tradizionale, non ha il supporto a KDE, e quindi non si aprono i file, cioè praticamente c'è da fare l'associazione manuale. Voi direte sempre il solito discorso: la fai una volta e passa la parola. No, perché se io sono un utente alle prime armi, mi ritrovo di fronte a questa incongruenza. Ditemi voi, che, cioè, è una cosa brutta. Cioè, fate un piccolo sforzo, integratelo questo PPA. Oltretutto, c'è un PPA specifico che viene rilasciato che viene rilasciato appunto da un gruppo di utenti Kubuntu che fanno capo allo sponsor Blue Shell. Inserite questo PPA all'interno del repository, non vi costa nulla, così come ho detto per Gnome Share. Inseriteli in modo che se io installo Firefox con l'installer che avete messo voi, poi automaticamente mi va a prendere i pacchetti da quel repository, quindi mi ritrovo KDE. Già, cioè Firefox su KDE è già integrato. Fate un piccolo sforzo, se no andate a rompere, cioè bisognerebbe rompere le scatole dal team di Ubuntu per inserirlo i maestri come accadeva in passato. Non lo vogliono fare. Altre distro lo fanno, per esempio su OpenSUSE questo problema non c'è, su Fedora questo problema non c'è, gli unici fessi siamo noi. Vabbè, detto questo, altra novità che abbiamo trovato in Kubuntu 13.04, non tanto, vabbè, abbiamo Home Run che è stato preinserito. Non mi piace questo concetto di su KDE di avere questo menu alla Gnome Shell tutto schermo. Bah. Può piacere, potevate anche non inserirlo, nessuno avrebbe sentito la mancanza. Ecco, per esempio è stato inserito Krita come programma per l'editing di immagini. Krita però sappiamo bene che non è un sostituto di GIMP. Ho capito che siamo
spesso e volentieri nazisti verso, nei confronti di determinati desktop, appunto, che non, se siamo sul KD non vogliamo GTK. Però uno sforzino anche in questo caso potevano farlo e mettere Jim al posto di Krita. L'altra cosa che abbiamo visto è che... altra cosa. Questo è un problema di settaggi. LibreOffice, anche questa è una cosa da notare. Vabbè, questo succede anche su altre distro, non è che abbiamo fatto... Non è che è una pecca esclusivamente nostra. Però su LibreOffice, sapete bene che LibreOffice, il pacchetto LibreOffice KDE, una volta, cioè che è presente di default quando si installa LibreOffice su Kubuntu, ha quell'effetto bruttissimo dei menu che vengono tutti piatti, tutti mal integrati, senza ombre, senza niente. Come sempre nelle mie guide inserisco un piccolo trucchetto per risolvere questo problema, che consiste semplicemente nel rimuovere il pacchetto LibreOffice KDE con l'integrazione e mettere quello per gnome. Una volta messo quello per gnome, la palla passa al gestore per i temi GTK e quindi viene un menu renderizzato in maniera carina. Anche questo, piccolo dettaglio, perché non è inserite quello del pacchetto anziché quello di KDE? Perché poi, cioè, l'impatto sull'utente finale è un pochettino brutto. Sono io che sono esteta che mi piacciono queste cose, ma non credo proprio. Comunque, nel complesso, Kubuntu non mi ha deluso. È sempre, che se ne dica, un'ottima distro. Giusto questi piccoli ritocchi. Ad esempio, un altro ritocco che bisognerebbe fare, però questo dipende anche dagli programmatori. MoonSuite cioè, ha anche il gestore per l'installazione dei deb. Spesso e volentieri, però, non funziona. Scaricando qualche deb da internet vi trovate che se cliccate non vengono installate correttamente. Questo però vabbè, comunque non è un problema imputabile alla distro, ma è un problema imputabile a chi sviluppa MoonSuite. Vabbè, comunque nel complesso ho ricevuto anche dei feedback positivi di gente che dopo aver provato Kubuntu con le mie piccole guide hanno detto, hanno notato effettivamente che non c'è più questa... Anche perché merito del team di KDE che con l'ultima versione ha velocizzato notevolmente l'ambiente. Appunto, non c'è più questa pesantezza di KDE. KDE risulta leggero e prestante anche su macchine non recenti. Oltretutto, cioè io lo installo su un vecchio computer che è un T2004 di processore, cioè, che ve lo dico a fare. Appunto, ci campo. L'ultima che ho lasciato è Ubuntu 13.04. Perché l'ho lasciata per ultima? Perché non ci crederete, ma è da qualche settimana che continuo io a restare stabilmente come distro principale su Ubuntu. Sempre odiato GNOME, ho sempre odiato Unity. Però c'è da dire che con quest'ultimo rilascio, Unity 7 è finalmente un ambiente stabile, abbastanza leggero. All'inizio, appena si avvia il computer, comunque abbiamo sempre i suoi 500 mega, almeno nel mio caso, occupati. Però ha introdotto una serie di funzionalità, ha introdotto una limatura generale, come dico nel post della guida. Non c'è più quel senso di sto per crashare che accadeva appunto con le vecchie versioni di Unity. Mi è piaciuta, mi piace, continua a piacere perché appunto funziona e si discosta nettamente del suo predecessore, da Ubuntu 12.10 che, diciamocelo, è stata una delle peggiori versioni di Ubuntu degli ultimi anni, con un Unity che crashava al solo guardarlo. Tiratina d'orecchie, però, non so se avete visto nella mia guida, al punto zero ho inserito rimuovere l'Alliance Shopping e lo Scope Music Store.
tirati nelle orecchie appunto perché in canonica ancora non hanno imparato la lezione. Ho capito io che c'è quel bisogno di soldi, ho capito io che c'è penuria e compagnia bella. Però si era detto in passato, si era accennata l'idea di inserire un selettore che consentiva di spegnere selettivamente le lens che non volevamo, fare quale appunto alle lens shopping. Nemmeno sull'ultima versione di Ubuntu è stata inserita questa possibilità. C'è soltanto il solito tastino per spegnere tutte quante le ricerche online che vi disattiva anche ad esempio la ricerca su Google Docs, che è una cosa utilissima, cioè voi cliccate sulla dash, cercate un documento e poi vi va a pescare anche i file su Google Docs, che è stupendo. Quindi sì, che non massimizza la produttività e tutto il resto. Appunto, non è stato messo nemmeno in questa versione la possibilità di disattivare post installazione queste singolarmente queste lens. Non è stato nemmeno inserito un tool che, come dicevo io, potevate anche inserire un tool post installazione, uno scriptino, una qualche cosa che vi faceva partire una schermata subito dopo aver installato. E chiedevate, vuoi le marchette sul computer? Sì, no. Semplicissimo da fare. Non c'è peggio sordo di chi non vuol sentire. Non è stato fatto, quindi ci dobbiamo. Se volete una Ubuntu priva di pubblicità, dovete rimuovere fin da subito la Lens Shopping e il Music Store. Perché? Perché è fastidioso effettivamente, io come ho detto precedentemente, cioè nella guida anche, vado a cercare, mi esce per esempio, sto cercando la calcolatrice, mi esce Alessandro Calcera, CD. Non ditemi che queste sono funzioni che servono all'utente comune, cioè l'utente comune cerca nella dash qualche cosa? No. Cioè, l'utente comune quando cerca nella dash cerca un programma, cerca un'applicazione, un file. Non gliene frega un cacchio di comprare il CD di Alessandro Calce. Può essere anche il cantante più migliore di questo mondo, però queste cose dovrebbero essere rimate, dovrebbero essere eliminate dalla distro, o quantomeno dare la possibilità agli utenti avanzati di, a me anche gli utenti avanzati, anche gli utenti normali di chiedere che cosa volete fare. Per il resto, comunque, come vi ho detto, la distro Ubuntu funziona bene, è reattiva, problemi non ne ho avuti in questi giorni. L'unica cosa, appunto, sono sempre il solito discorso delle marchette. E oddio, anche un'altra cosa che potrebbero inserire fin da subito su Ubuntu è il tool Unity Twerk Tool, che come ben sapete è un nuovo programma che è stato sviluppato per conto terzi, che vi consente di personalizzare Unity nel dettaglio. È stato sì inserito nel repository di Ubuntu, quindi non c'è più bisogno del PPA esterno, però a mio avviso in quelli di Canonica avrebbero potuto a questo rilascio anche banchettare, saccheggiare questo codice e inserirlo direttamente all'interno di Ubuntu. Sarebbe una gran cosa, perché comunque è un ottimo tool per la gestione che vi consente di fare quelle cose che con Gnome erano più facili, con Gnome 2 era più facile fare, come il cambio di tema. Perché vi rendete conto che noi siamo su su Gnome 3, per cambiare tema abbiamo bisogno di ricorrere a dei tool esterni, cioè gli sviluppatori di Gnome che cacchio c'hanno nella testa, non lo so. Vabbè, bene, con questo credo di aver concluso. Vabbè, anzi, vabbè, no, almeno questa è la special quest, non ve la faccio. Vi faccio un post successivo sulle altre derivate non ufficiali di Ubuntu. Bene, lunga vita e prosperità, ci vediamo alla prossima e mi raccomando, se avete dei commenti da fare potete rispondere qui sotto, condividetelo. Scusate per la voce, ma sono preso 2 volte l'influenza quest'anno. Me sono preso pure la ricaduta. Va bene. Alla prossima. Ciao ciao. Amico domani.